Essin è una bimba figlia di nigeriani, arrivati in Campania molto tempo fa, che compirà 7 anni, tutti passati in Italia tra pochi giorni. Lei è un'allieva modello, sulla pagella infatti ha solo 10. Prima del lieto fine, però, ha vissuto momenti difficili, soprattutto per l'integrazione, come tante sue coetanee in una città, quella di Castel Volturno, in provincia di Caserta, che conta quasi 30.000 abitanti ufficiali, ma almeno 15.000 clandestini, fantasmi. Immigrati che hanno lasciato il loro paese e svolgono mansioni umili nella speranza un giorno di poter regolarizzare la loro posizione. La mamma Stella ci è riuscita. Abbandonata dal padre delle sue due bambine, ha trovato un lavoro e si è messa in regola con lo Stato italiano. E sua figlia Blessing, che sogna di fare la dottoressa, è l'esempio di come l'integrazione sia possibile anche in un territorio difficile. Nella sua classe è ben voluta da tutti gli amichetti, italiani e non. Al secondo circolo didattico di Pineta Mare, infatti, i ragazzi non fanno distinzione di razza e colore. Blessing è una di loro. Non c'è altro da aggiungere. Sicuramente un'integrazione riuscita, perché è una bambina inserita nel gruppo classe che risponde a quelle che sono tutte le richieste della scuola, quindi assolutamente bambina che non vive alcun disagio. Uno studente modello, la maestra infatti ne parlava, è una bambina che rispetta tutte le regole. Non ci siamo sorprese dei risultati di questa bambina, come di tutti i bambini. Una volta che gli si dà le giuste opportunità, tutti poi hanno la possibilità di crescere e di dare degli ottimi risultati.